Quarta edizione del meeting delle micro web TV qua a Milano, il dottor Michele Mezza, una domanda subito: quale rapporto devono avere le micro web TV con il territorio e soprattutto con le amministrazioni locali? Ma io credo che le web TV siano il linguaggio del territorio, sia il modo in cui il territorio fa socialità, diventa comunità, in cui il territorio si organizza, in cui il territorio distribuisce i servizi, e dunque veniamo agli enti locali. La web TV è il modello operativo di un ente locale, è la scorciatoia per raggiungere i cittadini, è il modello per ricevere dai cittadini le indicazioni, le valutazioni, i giudizi, le domande. Questo è la nuova televisione online, che non ha nulla a che fare con l'idea di televisione industriale che abbiamo conosciuto nel secolo precedente. È un modello distribuito, è un linguaggio che si applica a vari ambiti di socialità, e chi gestisce questi apparati deve diventare il consulente, l'esperto, l'abilitatore di chi nel territorio vuole e deve farsi la propria televisione. Possiamo quindi dire che, partendo da questa filosofia, le web TV possono avere anche un futuro? Beh, io credo che le televisioni online siano all'inizio del loro percorso. Saranno televisioni che andranno su tutti i device, sul mobile, sui telefonini, sull'iPad e su tutti via via i marchingegni che il buon Dio inventerà. La web TV è un sistema espressivo, è come la scrittura, è un modello che si adatterà a qualsiasi supporto. Una domanda, un'ultima domanda. Ci sono degli schemi che le web TV devono, dovrebbero seguire? È quello della conversazione. La web TV deve considerare gli strumenti, quelli che stiamo usando, che saranno sempre più miniaturizzati, sempre più collegati a distanza, sempre meno invasivi, dei puri accidenti. La web TV è esattamente un sistema liquido che si adatta al contenitore e si adatta al luogo, non deve avere un proprio vincolo tecnologico. La ringraziamo, dottor. Grazie a voi. Nuovamente a Milano insieme a Giampaolo Colletti, un po', diciamo, l'organizzatore a 360 gradi di questa iniziativa, nonché il presidente dell'associazione della FEMI, delle micro web TV. Allora, a conclusione di questi due giorni, un po' cosa hai visto in più e cosa magari si sarebbe potuto fare in più? Ma io ho visto molta partecipazione, tante persone che interessate a crescere insieme. Abbiamo capito come si fa rete e non si sta soltanto in rete, l'abbiamo detto oggi, ed è significativa questa cosa. E poi ci siamo interrogati sui modelli di business e sui contenuti, quindi il piano editoriale, ma anche poi come sostenere queste realtà. Secondo me stiamo crescendo, e di molto, non soltanto il numero dei canali, ma anche quello che rappresentano. Ecco, si è parlato anche di interazione con sia con altre piattaforme, ma anche con altri canali, magari con la televisione classica. C'è stato qua chi ci ha parlato di Rai, chi ci ha parlato di Vodafone, Sky e tanti altri. Ecco, quale può essere la probabile interazione che la FEMI, magari, sulla quale la FEMI dovrà un po' guardare? Allora, la FEMI fa attività di lobby, fa attività di ascolto di tutti gli interlocutori, pubblica amministrazione, piccole e medie imprese, abbiamo letto il messaggio di Confindustria, e poi sceglie anche di volta in volta gli interlocutori con i quali lavorare, che prestino attenzione anche alle esigenze economiche dei canali e che valorizzino i canali. Quindi io mi immagino una pluralità di attori che parlano con le web TV. Questo è molto importante e significativo, e già lo stiamo facendo. Certo. Conclusione, i prossimi appuntamenti che la FEMI si pone da qua al prossimo anno. È importante, il prossimo appuntamento è territoriale, e quindi nord, centro e sud, alcuni incontri, perché la forza della federazione è nella geolocalizzazione, quindi ogni gruppo di regioni si presenterà e racconterà quello che ha fatto e raccoglierà un po' gli stimoli e le problematiche. Ok, Giampaolo, buona serata e buon lavoro ovviamente. Ci vediamo da voi appunto a marzo, quindi ormai l'ho detto pure e registrato, quindi a Inondazioni TV dico che ci vediamo a marzo con tutta la federazione. Grazie. Ciao, grazie.